attendo. Di bestie che c'è qui. Come fai a starci? No, Zampano è ancora dentro. Forse lo mettono fuori domani. Domani? Può darsi. La colpa è stata vostra, però. Zampano non vi aveva mica fatto niente. E allora voi perché vi hanno fatto uscire? Beh, magari da un certo punto di vista. La colpa forse è la mia, ma il coltello ce l'aveva lui. Scendi un po' giù. Scendi. Ora che gli fa bene stare un po' dentro. Ha tanti anni da campare quello lì. Sono io che muoio presto. Ah, che bella arietta. Sediamoci un po' qui. Che bella vestaglia che c'hai. Siediti. E siediti. Che faccia buffa che hai. Ma sei sicura di essere una donna? Sembri un carciofo. Io non so se ci resto con Zampano. Mi hanno detto se vado con loro. Beh, è una buona occasione per piantarlo, no? Te li immagini la faccia che fa domani quando esce e non trova più nessuno? Dovresti farlo, ecco. Che bestione. Io non c'ho mica nulla contro di lui, solo che quando lo vedo mi viene voglia di sfottere. Non lo so perché. Ti giuro che non lo so. Mi viene da fare così. Ma tu... come hai fatto a capitare con Zampano? Ha dato 10.000 lire a mia madre. No, così tanto? Ho 4 sorelle, tutte più piccole. Mi vuoi bene? Io? Sì, sì, tu e chi? Potevi scappar via, no? Ci ho provato. Niente. Ma che volta fai proprio venire i nervi? Che vuol dire niente? Se non vuoi restare con lui, vattene con questi, no? Se vado con loro è lo stesso. Se rimango con Zampano è lo stesso. Cosa cambia andare con loro? Io non servo a nessuno, ecco. Oh, uffa! Mi sono stufata di vivere. Sai cucinare? T'ho detto se sai cucinare. No. E allora che cosa sai fare? Canti? Balli? Un po'. Forse... ti piace fare all'amore? Ma cosa ti piace allora? E sei pure brutta. Che ci sto a fare io a questo mondo? E se ti dicessi di venire via con me? Ti insegnerei a camminare sul filo, super aria con tutte le luci addosso a te. Io ho la macchina, giriamo sempre, ci divertiamo un mondo. Ti piacerebbe? Invece niente. A te ti tocca di restare col tuo Zampano e fare tutte quelle belle cretinerie e prenderti un sacco di botte sulla schiena come un somaro. La vita è così. Però di Zampano non ti terrebbe se non gli servissi a qualcosa. E che ha fatto quella volta che sei scappata? Tanti schiaffi.
perché non ti ha lasciato andare via? Non lo capisco. Io non ti terrei con me, ma neanche per un giorno. Chissà, forse ti vuol bene. Campanò, a me? E perché no? Lui è come i cani. L'hai mai visto i cani che ci guardano e par che vogliano parlare e invece abbaiano soltanto? Poveraccio, Già, poveraccio. Ma se non ci stai te con lui, chi ci sta? Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando mori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle, almeno credo, e anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di carciofo. Io, uno di questi giorni, prendo i fiammiferi e brucio tutto. Materassi, coperte, tutto. Così impara. Io non ho mica detto con quello lì non ci voglio andare. Ha dato 10.000 lire, mi metto a lavorare. E lui, boh. Si fa così. Non pensa. E io gli dico. E lui, ma che? E a che serve allora? E anche il veleno gli metto nella minestra. Ah no, è tutto brucio, tutto. Se non ci sto io con lui, chi ci sta? Sì, che ti hanno detto di restare con loro? Ehi, sveglia. T'ho chiesto se ti hanno detto di restare con loro. E di me hai sentito dire niente? Hanno detto che non vi vogliono più a lavorare, né voi né Zampanò. Figurati il dispiacere, che ci può restare? Dove vado io, quattrini appalate? Sono loro che hanno bisogno di me, io non ho bisogno di nessuno. Io oggi sono qui, domani lo sa. Meno sto in un posto meglio è, perché la gente mi viene a noia subito, ecco. E me ne vo per conto mio. Sono fatto così, che ci vuoi fare? Non ho né casa né tetto. Ma perché prima avete detto che morite presto? Oh, un'idea che ho avuto sempre in testa. Con il mio mestiere che vuoi. Plum, 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 patà, pum, fede. Mi romperò il collo un giorno o l'altro e nessuno mi cercherà più. E vostra mamma? Allora, che cosa fai? L'aspetti o vai con questi? Dai, monta su, che porto la motocicletta davanti ai carabinieri, coraggio! Così lui ti trova lì quando lo mettono fuori. Oh, ma parte sto dinosauro! Saluto. Ve ne andate? Sì, ma davvero?
tu vorresti venire con me? E già, ma io te l'ho detto, non ho nessuna intenzione di prendere una ragazza, perché non mi serve proprio. E... Gelsomina, Gelsomina, tarirari. Ecco, questo sarebbe un ricordino. Ciao. Gelsomina, Gelsomina, papirari, papirari. Ciao! Addio, Gelsomina! Sono qua. Mi avevano detto se andavo a lavorare con loro, ma io... Potevi andarci.